Allora proseguiamo, tutti quanti i monoteisti hanno sempre questa caratteristica di non occuparsi delle conseguenze delle loro azioni. Tutti quanti i monoteisti, gli basta che la gente abbia fede, gli basta che le persone siano devote, basta che le persone si sottomettano. Ma voglio partire appunto da anche un altro fatto, di dare una dimostrazione di come al monoteismo interessi in realtà sempre che le persone rinunciano a se stesse e siano devote. I fatti di cronaca ci hanno parlato recentemente di un certo Angelo Izzo che ha ucciso molti anni fa e che ha ucciso anche di recente una donna e sua figlia di 14 anni. Questo killer, o come lo volete definire, era appunto una persona che ha commesso atrocità nella sua esistenza. Ma leggiamo due cosette strane. Leggiamo dal Corriere della Sera un piccolo trafiletto. Corriere della Sera, 4 maggio 2005, pagina 9. Il giovedì mattina, però, questi piccoli delinquenti andavano regolarmente a messa. Può sembrare pazzesco, ma è così. Il giovedì, al San Leone Magno, era giorno di funzione religiosa e loro erano lì in prima fila a mani giunte. La verità è che avevano paura di fratello Barnaba, il loro insegnante di religione. Lo vedevano e tremavano, Izzo più di tutti. Un comportamento tipico sembra nei serial killer. Era questo Angelo Izzo, che stando appunto alle condanne subite e ai recenti omicidi, ha ucciso tre persone in maniera abbastanza veloce e atroce. Però era una persona che il giovedì mattina, quando andava a scuola in istituto, andava a pregare ad essere in prima fila. Di questo comportamento così religioso di Angelo Izzo ne abbiamo un'altra testimonianza, un altro piccolo articolo che lo possiamo riprendere dalla Repubblica del 10 maggio. È una lettera pubblicata appunto nella pagina delle lettere curata da Corrado Agias. La scuola di Maristi dove andava Angelo Izzo. Scrive un lettore di Vicenza, c'è un passo dell'articolo di Marco Lodol su Izzo, Repubblica del 4 maggio, su cui vale la pena tornare. Dice Lodoli: sono stato a scuola assieme ad Angelo Izzo al liceo classico Fratelli Maristi. Dalle 8 alle 8:20 si recitava il rosario tutti i giorni. La sezione di Izzo era una coltia di fascisti e di pazzi spaventosi. Un giorno li vidi spegnere una sigaretta sul braccio di un 14enne e poi ridere. Dopo 6 mesi lui si suicidò, ma Izzo disse che l'avevano ucciso loro, eccetera. Io mi sono chiesto, ma come facevano i fratelli maristi per i loro allievi? Oltre che a fargli recitare il rosario, ascoltavano i 14enni disperati, violenti e violentati? Li conoscevano? Conoscevano il loro mondo? Entrando in classe come insegnanti, anch'io lo sono, percepivano questa follia? Oppure era sufficiente che recitassero il rosario e il permerismo di facciata? Confesso che io di fronte a queste righe di Lodoli ho provato disperazione e una profonda tristezza. Non voglio servirmi di questo episodio per fare una contrapposizione tra una scuola laica e quella cattolica, ma rimane il fatto che quella scuola era gestita da chi diceva di aver posto i valori del cattolicesimo a fondamento del proprio essere insegnanti. Se l'avessero fatto davvero, se si fossero sforzati di andare oltre la vuota ritualità per indagare il cuore e la mente dei suoi allievi, forse non solo le vittime di Izzo sarebbero state evitate, ma perfino lui avrebbe potuto essere salvato. Come vedete, persone che sono esterne, questo è un insegnante di Vicenza che scrive alla Repubblica, dice: io sono veramente perplesso di quello che è successo. Come mai questi che erano insegnanti, che dovevano essere attenti all'educazione dei ragazzi, non se ne sono occupati, non gli interessava quello che succedeva, l'importante è che la mattina fossero lì a recitare il rosario ed erano sempre presenti a recitarlo? Qualcuno si faccia le domande, si trovi delle risposte e comprenda perché questo è avvenuto. Comunque sappiamo che queste persone, considerate da tutti un serial killer, era un molto devoto ed era appunto uno che a messa ci andava sempre e predicava. E stranamente, pur essendo un tipo violento, da quello che si leggono sui giornali, di fronte a un sacerdote tremava. Vabbè, fatevi le domande, trovatevi le risposte, inutile che vi dica le mie. Bene, passiamo a un altro tema che dimostra come l'inquinamento che il monoteismo porta nella società è sempre un inquinamento pericoloso. Sei pronto? Sì, ciao, sono Pagnino. Ciao. Ma anche a tanti andava
in chiesa tutte le mattine, ti ricordo, quello a Parmalat? Sì, tanti, sì. E dopo che dava anche dischei, non qui, sui, qui che aveva là che altri, dice ancora di aspettare al prete che dava la benedizione, sì, e anche la soluzione. Il parroco del suo paese ha dichiarato che era sempre molto generoso. Ma difatti, ma sei una stranezza, anche Rina, ti ricordo, sì, che ha battezzato i fiori, che ha fatto fare la roba, cioè proprio tutti quanti, e a Sacra Corona Unita, e a fare... Beh, la mafia è la più devota e più religiosa di tutti, insomma, cioè, si racconta che un provenzano... Santin, e su Santin gli fa l'iniziazione. Sì. Ma, è strano proprio. Beh, non è strano, dai. No, adesso parliamo tra gente che conosce i fatti, insomma. Cioè, ma anche Andreotti tutte le mattine andava a messa, continua a andare a messa, e sì, mi niente il contrario, eh. Sì, che faccia pure. Mi pare che anche così sia un religioso, e dopo sì, apparteneva a Gladio, cioè, sì, tutte robette che... È stato ministro degli interni in periodi non certo tranquilli per l'Italia. Anche presidente del Consiglio, non sì, c'è problema. Fate conto che davanti a tutto il Parlamento che ha detto che lui si è dichiarato capo gladiatore, sì, insomma, cioè quando gli ha detto, ma dove sei che nella Costituzione c'è scritto, almeno qui chi, chi che fa studiare i bocce scuola, sì, perché che altri articoli della Costituzione, che se segretai come l'armadio dei vergogni, perché Drio sta società qua, che è una roba apparente, sì, a cui tutti guardate niente, tranne qualcuno che è un'altra di Drio e Spae. Beh, se tu pensi che l'Italia ha sottoscritto un trattato di pace, in cui alcune clausole sono ancora segrete. Vabbè, queste segrete pagliate, mi dico che qua chiave di armadi, se voglio che dico a chi che voglio e quando che voglio, ma siccome che ormai è evidente, solo che i cuchi, sì, vuoi credere che sia giusto chi creda, perché è credere, obbedire e combattere, gli era un moto. Sì. Perché anche i Garibaldini ne aveva uno, vincere o morire. Sì. E dopo sai, chi ha fede gli dice credere anche ad assurdo. Esatto, ma ti pensate che dopo chi ha fatto l'unità d'Italia, ho scritto a fallaci, per cui neanche una che pensa come me, perché sono distanti, ma gli sei partiti in 800 se in America, 400 che ha combattuto con i nordisti e in altri 360 con quei sudisti, sì, e se scontrai su una collina cementri, era il primo scontro che ne è morto 90 da una parte e 60 erotti da chiata del numero e tutto, e dopo il pomeriggio successivo gli ha fatto scontro finale e gara doppia i morti, tutti italiani, tutti sotto bandiera, vincere o morire, cioè, e da una parte e da che altra, cioè, e a demenza umana, è infinita, insomma. Beh, sai, c'era Raul Vanini che diceva troverete un prete sicuramente di fianco al condannato alla fucilazione, sia da fronte di fianco al plotone di esecuzione. Perfetto. Perciò. Chi che vuol capire, chi ha orecchie per intendere, intende, e che altri subirà le conseguenze, cosa sto facendo. Ciao. Va bene, ciao. Sì, difatti questa è una cosa abbastanza chiara, insomma, nel senso che i monoteisti sono disposti a tutto pur di avere il dominio assoluto sulle persone, sono disposti ad arrivare a qualsiasi cosa purché la fede rimanga salda. E vogliamo parlare di un altro argomento di attualità, visto che la par condicio ci impedisce un po' di parlare liberamente del referendum del 12-13 giugno sulla fecondazione assistita. Parliamo un po' di cronaca rosa, facciamo un po' di secoli che si chiamano pettegolezzi o di cronaca varie. Allora, io parto da una notizia e andiamo sulle conseguenze. Cosa è successo? Repubblica del 10 maggio 2005, Gianfranco Fini, capo di un partito come Alleanza Nazionale, vabbè, su cui non diciamo niente, non commentiamo il partito né il tipo, fa una dichiarazione che dice che questo è un ministro della Repubblica, è un politico navigato da sempre, è uno che ha fatto certe cose, ha fatto approvare la legge sulla fecondazione assistita, si è impegnato, si è dato da fare, l'ha sostenuta, non gli è mancato nessun impegno, e dopo tutto questo periodo cosa fa? Dopo che ha difeso la legge, dopo che l'ha approvata, dopo che gli ha dato energia, scusate un attimo, era... Gianfranco Fini appunto è un uomo di potere, dicevamo appunto, e è stato uno dei sostenitori della legge sulla fecondazione assistita. La legge è stata approvata nel 2004, a giugno si va appunto al referendum per l'abrogazione, il 12-13 giugno, e dice a un certo punto, cambia idea, dice fecondazioni, dice la Repubblica, Fini voterà tre sì. Allora, la prima domanda che si pone, dice, meno male che c'è il referendum, meno male che 1 milione di persone hanno firmato per il referendum, e hanno dato la possibilità a un uomo politico, e a quelli vari conosciuti almeno l'onestà di aver cambiato idea, di averlo detto, di ripensarci. Cioè, allora rendetevi conto che questa classe politica fa una legge, la impone, fa di tutto per farla approvare,
E cosa succede? Che per fortuna i cittadini, che qualcuno reputa inadeguati, insufficienti ad affrontare la realtà, i cittadini si organizzano, raccolgono le firme e chiedono un referendum. E questo politico, di fronte all'accortezza dei cittadini, ammette il suo errore. E qua dobbiamo riconoscere la capacità di fare questo. Di conseguenza, valutiamo quanto è importante il discorso, appunto, dei referendum e dell'iniziativa politica di ogni singolo cittadino. Ha permesso ad alcuni politici di aprire gli occhi. Molti politici che hanno votato questa legge, l'hanno sostenuta, hanno cambiato idea, non si sa perché, forse sono andati più responsabili verso l'impegno degli elettori, e come vedete l'impegno dei singoli, di un singolo cittadino, può far cambiare le cose. E ora appunto si sa che il 10 maggio Gianfranco Fini dice che voterà 3 sì. La cosa era più che tranquilla. Cosa succede? Pochi giorni dopo viene fuori Fini, squallido gossip maschilista, la Presti Giacomo, altro ministro, spazzatura. Cos'è successo? Leggiamo la dichiarazione di Gianfranco Fini. Gianfranco Fini dice: provo indignazione per le maldicenze, le illazioni e le gratuite insinuazioni con cui si è cercato di spiegare le ragioni della mia meditata decisione di votare sì per i 3 referendum. Indignazione che diventa autentico disgusto per il fatto che non si è esitato a coinvolgere uno squallido gossip di stampo maschilista il ministro Presti Giacomo, cui rinnovo la stima e l'apprezzamento per il suo impegno. Cos'è successo? Che di fronte alla dichiarazione di questo politico non si è capito, o non si è domandati, o non si è chiesto: ma perché hai votato una legge e hai cambiato idea? Gli si è detto che lui ha cambiato idea perché aveva avuto una relazione, una presunta relazione, con una donna, con l'onorevole Presti Giacomo, che è onorevole e anche il ministro, e avrebbe fatto cambiare idea a Gianfranco Fini. Come vedete, la mentalità porno-puritana americana sta dilagando anche da noi. Cioè, se noi ci troviamo di fronte a un uomo politico che cambia posizione, dovremmo chiedergli di giustificare, di argomentare, di discutere, di esporre le ragioni del suo cambiamento. Di fronte a questa sua scelta non si è detto: ma perché Gianfranco Fini, tu voti una legge su fecondazione assistita e dopo un anno dici ho cambiato idea e voterò 3 sì al referendum del 12-13 giugno. No, si dice: questo è un povero uomo che ha cambiato idea perché ha avuto una relazione con un'altra donna. E se anche fosse vero, dove sarebbe il problema? Dovremmo ringraziare una donna che è sicuramente intelligente, deve aver fatto capire a un uomo politico che sbagliava. Ma qual è il problema? Che si va a toccare la vita privata di una persona. E ma perché si va a sminuire così un politico attribuendogli una relazione adulterina, come dicono qualcuno, con un'altra donna? Perché la cultura cristiana ci fa sempre come modello Eva, tentatrice, che seduce e sconvolge l'uomo, che lo fa peccare. Come vedete, la cultura cristiana monoteistica del peccato universale, della donna tentatrice, si presenta anche adesso. Si dice: no, questo non avrebbe cambiato idea se la donna non l'avesse tentato. Come vedete, anche in un campo così, il monoteismo ha fatto danni. Sì, pronto? 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 Niente, è caduta la linea. Cioè, io trovo veramente anomalo questo comportamento. Se anche fosse vero che Gianfranco Fini cambia decisione e va a votare 3 sì al referendum del 12-13 giugno perché la Presti Giacomo l'ha convinta, dato che fosse vera la notizia, che male ci sarebbe? Cioè, anzi, gli andrebbe riconosciuto la capacità di un uomo che di fronte ai suoi errori a qualcuno che gli spiega cambia idea e li riconosce. E no, eppure viene visto come un qualcosa di peccaminoso. Si fa di tutto per sminuirlo. Io non provo sinceramente nessuna simpatia per un politico come Gianfranco Fini e il suo partito, cioè nel senso che da quando è comparso sulla scena politica come uomo politico non ho provato mai nessuna ammirazione, non ho mai nessuna considerazione. Però trovo veramente, chiamiamolo squallido, vergognoso, stupido, idiota, il fatto che si attribuisca a un politico il suo cambiare idea, il suo rivedere le sue idee o correggere i suoi errori al fatto che abbia avuto una relazione. Proprio viene usato questo termine, questo modo di fare, di dire, proprio perché c'è sempre il concetto della donna tentatrice. Perché? Perché c'è sempre il concetto che viene dalla Bibbia, che la donna è la più tentatrice delle altre, tenta l'uomo e lo fa peccare. Come vedete, anche nella politica, che può sembrare lontana in questo caso dal cristianesimo, ne abbiamo avuto una manifestazione continua.
E pensate appunto che i giornali hanno dedicato spazio non al chiedere a Gianfranco Fini perché voterà 3 sì il 12 e 13 giugno, ma hanno dedicato ampie pagine al fatto di questa presunta relazione. Ma rendetevi conto che noi abbiamo assistito in paesi più cristianizzati di noi, come gli Stati Uniti, in cui politici, su cui vabbè, non facciamo i metri di capacità, di misura, di abilità, di intelligenza, il solo fatto di una presunta relazione, ricordatevi il caso Levinsky di Clinton, in cui si sono discussi per mesi sulle macchie di sperma su un abito di Bill Clinton, se ha senso arrivare a quel tipo di politica, arrivare al politicamente corretto, arrivare al moralismo puritano. Perché di fronte a questo non si selezionerà più una classe politica in base alle capacità, all'abilità, all'intenzione, all'onestà, ma in base ai principi morali. Principi morali che poi non sono principi di servizio o di collegamento ai cittadini, ma principi morali che si rifanno a una visione cristiana. Di conseguenza, di fronte a questo spettacolo veramente pietoso e indefinibile, in cui uomini politici, da me non apprezzati, vengono sminuiti e tra l'altro si fa passare il fatto che se avessero avuto una relazione come qualcosa di negativo, questo significa che anche da noi il cristianesimo, l'educazione cristiana, sta facendo danni. Ricordate che un uomo politico non si misura dal fatto che sia casto o sia perverso o sia un Casanova, lo si misura come uomo politico. La sua sessualità, la sua vita privata appartiene alla sfera privata. E come vedete, questo uomo politico ha avuto il coraggio di dire: mi sono sbagliato, ho cambiato idea, ho fatto una legge che molti reputano giustamente stupida, e ho commesso questo errore e onestamente vi dico che ho cambiato idea, io andrò a votare sì, dice Gianfranco Fini, il 12-13 giugno. Bene, allora pensate perché si è usato questo contro Gianfranco Fini, cosa potranno fare gli altri pur di sostenere questa legge? Ed è appunto una domanda che ci dobbiamo porre, e ora dobbiamo anche chiederci se il referendum del 12-13 giugno sarà anche uno scontro di civiltà, non soltanto legato alle norme della fecondazione assistita, perché facciamo un esempio molto molto stupido. Uno dei temi del referendum è l'abrogazione dell'esame preimpianto, cioè nel senso l'embrione composto da autocellule viene sottoposto all'analisi per verificare se è sano o no e se stabilire che venga o no impiantato nell'utero della donna. Stando a dati medici, i casi a cui si è ricorso all'analisi preimpianto in tutta Italia sarebbero 200, cioè una cosa insignificante. Tenendo conto che quella è una pratica che non era obbligatoria, che era una scelta della coppia, ricorrere o non ricorrere alla pratica dell'esame preimpianto. Quello che si vuole invece stabilire, a mio avviso, è introdurre un certo principio, cioè nel senso, se una legge introduce una certa idea di come deve essere la giustizia o la legge o le norme, queste norme poi possono debordare, possono dilagare, possono spostarsi anche in altri campi, in altri ambiti, possono essere applicate anche in maniera impreviste. Di conseguenza, a mio avviso, il referendum del 12-13 giugno sulla fecondazione assistita rappresenta anche un tentativo di far accettare certi principi. E ora, come io dico che questo è uno scontro importante, riflettete sulle conseguenze di certe norme, rifletteteci attentamente e il 12-13 giugno fate un esame attento di quello che veramente è in gioco. E ora proseguiamo sempre sul tema appunto della fecondazione assistita. E io vorrei leggervi un piccolo articoletto apparso sul Corriere della Salute del 15 maggio 2005. Ed è, dice, referendum non solo su madre provetta. Appunto questa è una rivista che si occupa di salute, Corriere della Salute, in cui un medico cerca di spiegare con un dialogo più o meno le tematiche del referendum. Perciò appunto cerca di dare un'informazione dal punto di vista di un medico su quello che deve fare. Il dialogo viene incentrato tra una Concetta e un medico di famiglia. Concetta, impiegata comunale di 50 anni, mia figlia Silvia ha dovuto fare un altro aborto, è il terzo, medico di famiglia.
immagino che sia sempre per l'anemia mediterranea di cui Silvia e il marito sono portatori. Concetta: sì, nella nostra isola d'origine ce ne sono tanti. Ho fatto l'esame e il feto era malato. Per fortuna hanno già due figli sani. Ma possibile che con le nuove tecniche d'oggi non si possano evitare questi aborti? Il medico: se si ricorre alla fecondazione in provetta, è possibile fare la diagnosi sull'embrione prima di impianto sull'utero. Ma la nuova legge 40 lo proibisce in Italia. Concetta: e perché? Meglio gli aborti. Il medico: non me lo chieda a me. Ma non è solo su questo che la legge appare a molti contraddittoria. In effetti, andremo a votare il 12 giugno un referendum chiesto per eliminare diversi divieti. Concetta: per esempio, il medico: la legge vieta anche il ricorso a donatori o alla conservazione degli embrioni, cose che si fanno ovunque e si facevano anche in Italia, per migliorarne i risultati. Ancora, blocca la ricerca sulle cellule staminali dell'embrione, che promette cure per molte malattie. Concetta: pensavo di non andare a votare, lei invece mi consiglia di mettere una croce sul sì per mia figlia? Il medico: io come medico non le dico certo cosa scegliere, però posso notare che a mio parere hanno buoni motivi per andare al seggio anche quelli che non hanno alcun interesse diretto o indiretto per i figli in provetta. Concetta: in effetti sono una minoranza. Il medico: per la legge 40, ma la legge 40 ci riguarda tutti, e che se ne pensi bene o male, con i suoi divieti, propone una morale pubblica, un modello di famiglia e di società, persino un modo di intendere le cure mediche e la ricerca scientifica. Vale la pena di capirne bene tutte le implicazioni, riflette e scegliere. Allora, come vedete, l'opinione di molti, e non solo la nostra, non solo la mia, è questa. È sempre il discorso fondamentale, è quello che dice chiaramente che con questa legge, e rileggiamo appunto quello che dichiara questo giornalista medico sul Corriere della Salute, però la legge 40, cioè la legge che il 12 e il 13 giugno si vorrebbe abrogare e che, su cui c'è un referendum appunto che si voterà in quella data, ci riguarda tutti, che se ne pensi bene o male, con i suoi divieti propone una morale pubblica, un modello di famiglia, di società, persino un modo di intendere le cure mediche e la ricerca scientifica. Vale la pena di capirne bene tutte le implicazioni, riflettere e scegliere. E questo è appunto l'invito che io faccio anche a tutti quanti gli ascoltatori. Non lasciate trascorrere, non pensate che sia una votazione come tanti. In realtà, come il Corriere della Sera scrive chiaramente, è qualcosa che è in corso, che è molto più importante. È uno scontro di civiltà. Questo è un autentico scontro di civiltà. Sì, pronto? Sì, ciao. Ciao. Guido da Campo San Piero. Premetto che Campo San Piero è il paese dove è vissuto Sant'Antonio. Il pedofilo Sant'Antonio. Ecco, sì. E dunque, volevo dire che la Chiesa rivendica il merito di avere aiutato la popolazione ad affrontare le malattie creando i lazzaretti, che sarebbero quelli che poi hanno dato luogo agli ospedali. Premesso che nei lazzaretti la Chiesa non aveva medici, ma aiutava soltanto la gente a morire dandogli dei conforti per i credenti, per quelli che ci credevano, parlandoli, non so, della bontà di Dio, della possibilità di avere un premio se nella vita si erano comportati bene, cioè il paradiso, eccetera. Dunque, gli ospedali non vanno a merito della Chiesa, bensì delle iniziative laiche. Esatto, ecco. Dei comuni, delle città. Ecco, adesso arrivo a Sant'Antonio. Sant'Antonio era ammalato ed è morto molto giovane. Per fortuna. Era affetto da idropisia, era tanto grasso e aveva difficoltà di respirare perché il grasso gli impediva ai polmoni una buona aerazione, eccetera. E tanto è vero, io parlo di queste cose perché sono sempre vissuto qui a Campo San Piero, quindi le conosco, quasi si trattasse di un mio concittadino di cui non è che vada fiero. Di cui potevi fare anche volentieri a meno. Comunque, lo facevano salire non so come, perché era pesantissimo, questa vuole la tradizione, di un noce,
dall'alto del quale provava un po' di refrigerio, insomma, ecco, gli pareva di respirare un po' meglio in mezzo alla verdura delle foglie, così. E ciononostante però, dopo un mese di permanenza, perché lui è venuto da Padova a curarsi, diciamo curarsi tra virgolette, per trovare un po' di conforto, vedere se poteva respirare meglio, è venuto a Campo San Piero. Ma questa cura, diciamo, sugli alberi, arborea, non gli è servita, insomma. E infatti è entrato in crisi. Cosa hanno fatto i frati del posto? Siccome erano, allora c'era la lotta anche delle reliquie, tutti volevano che quelli in odore di santità morissero nel posto per dopo edificare, io, grandi chiese, basiliche, eccetera. Quello che hanno fatto a Padova, ecco, senza nessun rispetto per questo poveraccio, a me non me ne frega, ma comunque questo poveraccio che stava a morire, mica gli hanno prestato delle cure, no, lo hanno caricato su di un carro da contadini trainato da buoi, e da Campo San Piero a Padova ci sono 19 chilometri in pieno giorno, non questa strada di adesso, ecco, lo hanno portato moribondo, nessuna assistenza né niente, e trainato dei buoi, i buoi sai non vanno mica di corsa, anche perché non avevano nessun interesse di arrivare prontamente a Padova, dove lo avrebbero assistito più adeguatamente, visto che neanche a Padova c'erano ospedali, ma solo lazaretti. Ecco, ed è morto difatti all'Arcella, a Padova. E lì quelli arcellesi volevano tenerselo loro, c'è stata una lotta durante la notte per impossessarsi della salma, perché gli sarebbe servito per costruire una chiesa all'Arcella. E invece Padova, più forte, è riuscita a indurli, anche usando la violenza, a strappare il cadavere di Sant'Antonio e portarlo lì dove poi sorta la basilica. Ecco, ho detto questo per dire che la Chiesa parla tanto di essere vicina a quelli che soffrono, che questo, che quello, se ne frega anche dei suoi uomini, dei suoi lavoratori della vigna, come ama definirli, come si è definito il Papa Ratzinger, ecco, lavoratore della vigna, ha detto così, esatto. Un mangia UFO della gente, vendendo menzogne e basta, e arricchendosi, perché la Chiesa è ricchissima. Ecco, ho detto questo riguardo Sant'Antonio, per dire, diffidate dei preti che dicono, si fanno belli dicendo, noi abbiamo creato le università, ecco. Mi riferisco alla scolastica, no? Nel Medioevo, che effettivamente crea quelli che poi sarebbero state le università, ma però a loro profitto, sacrificando la ragione e asservendola alla fede, no? La ragione ancella della fede, ecco. Quindi violando quello che è l'essenza dell'uomo, che è data dalla sua razionalità, ecco. E poi anche per quanto riguarda la salute, non gli ne frega proprio un bel niente, neanche del Sant'Antonio, perché l'unica cosa che a loro premeva era appunto di avere la possibilità di utilizzare le reliquie. Ricordiamoci che Sant'Antonio era francescano. L'ultima cosa che si guarda Sant'Antonio, e prendetela proprio come verità questa, perché non è, mi sono informato, un cittadino. Quando gli hanno fatto l'autopsia delle ossa, che esistono a Padova, no? Hanno riscontrato che era affetto dalla sindrome della lavandaia. Questo mi ha fatto molto, molto ridere, perché le lavandaie, poveracce, una volta lavoravano, no, inginocchiate sul greto dei torrenti, mica avevano la lavatrice, e si deformava loro le ginocchia. Sant'Antonio si era deformato dal gran pregare, stava sempre inginocchiato, pesante come era. Ecco, le sue ossa presentano questa, e ricordiamo, malattia, diciamo. Comunque ricordiamo, che è stato conoscenza dei fedeli di Sant'Antonio. Ricordiamo appunto che, tra l'altro, è stato ciao. Sì, ricordiamo che Sant'Antonio appunto era un francescano, ricordiamo che ha partecipato alle crociate contro i Valdesi, ricordiamo anche che era considerato il martello degli eretici. E quando si dice martello degli eretici non si intende certo come capacità comunicativa o verbale, ma come qualcos'altro. Ricordiamoci che adesso a Padova si ricorda certo un Sant'Antonio, e di discendenti o di continuatori dei catari non è rimasto più niente. Ricordate che la Chiesa Cattolica ha fatto una crociata contro i catari valdesi, e riflettiamo appunto su cosa rappresenta il monoteismo. Il monoteismo è sempre violenza e imposizione. Se li vogliamo ricollegare a comportamenti che possono sembrare distanti,
Allora, partiamo da una realtà islamica per arrivare a una realtà contemporanea. È successo che una ragazza che si chiama Amina è stata appunto lapidata in Afghanistan. E dice, tra i giustizieri è stato appunto, c'era anche il padre. Era considerata adultera. La madre ha dichiarato, mia figlia ha peccato davanti a Dio e agli uomini, vorrei averlo uccisa io. Ecco, questa dichiarazione di una madre che può sembrare di un paese lontano, io vorrei ricollegarlo con quello che è successo poche settimane fa a Milano, in cui una ragazza minorenne ha chiesto di abortire perché il feto era malato, i medici hanno dichiarato che il feto avrebbe comportato gravi conseguenze del danno della madre, che il feto era in condizioni disastrose, eppure la madre, per motivi religiosi, ha cercato all'inizio di impedire alla figlia di abortire. Anzi, alla prima visita, la figlia, e pensate alla condizione di una ragazza minorenne che si trova incinta con un feto malato che minaccia anche la sua salute, si è dovuta presentare da sola. Poi la madre ci ha ripensato. Questa madre, quanto è dissimile, questa madre cattolica cristiana, quanto è dissimile da una madre dell'Afghanistan che appartiene all'integralismo musulmano. E voglio ricordare una cosa, questa madre ha condannato e ha reputato gravissimo il fatto dell'adulterio, ma come sono stati trattati due politici italiani? Solo quel sospetto, l'accusa, l'infamia, la presunzione, il attribuirgli l'adulterio. Hanno sminuito le loro idee, la loro comunicazione, la loro capacità, hanno impedito di manifestarli e gli hanno attribuito un marchio come fosse un peccato. Eppure non siamo un paese islamico, siamo un paese cristiano, però siamo un paese monoteista. L'Afghanistan è un paese islamico e monoteista, l'Italia è un paese cristiano ma monoteismo. Come vediamo, al di là delle denominazioni, delle varianti, del cambiamento di nomi, il monoteismo è sempre stesso, sempre capace di rendere sofferenza a tutti gli uomini e a tutte le donne. Perciò, ricordandosi anche questo, ricordatevi il 12 e 13 giugno c'è un referendum. Informatevi, prendete conoscenza di cosa rappresenta questo referendum, di cosa dice questa legge, e poi il 12 e 13 giugno decidete. Io andrò a votare e invito tutti quanti gli ascoltatori a farsi un'informazione sull'argomento e decidere di conseguenza. Bene, io vi ricordo appunto che sono in trasmissione anche questa sera dalle 19 alle 20. Vi ricordo il 19 giugno, sabato, al Borgo Sacro di Jesolo, il rituale del solstizio d'estate. E facciamo di nuovo gli auguri di buon compleanno a Claudio, che ha compiuto ieri gli anni. Ciao a tutti.